Salve a tutti viandanti e benvenuti in questo nuovissimo video di Dungeons & Cutsage e bentornati alla rubrica Guida alle classi Conturu. Nei video precedenti abbiamo parlato del cammino del combattente totemico, del barbaro, e oggi iniziamo a parlare dei cammini primordiali di Xanatar, e sono tre, e sono il cammino del guardiano ancestrale, quello dell'araldo della tempesta e il cammino dello zelota. E oggi iniziamo a parlare del cammino del guardiano ancestrale. Cos'è sto guardiano ancestrale? È, a livello di concept, come dice, come suggerisce il manuale, un barbaro che per difendere la tribù evoca degli spiriti, dei guardiani ancestrali, magari esistiti in passato, che vanno ad aiutarlo, quindi con dei vari privilegi. Un altro modo per spiegarlo, avete presente Mulan? Ok, gli spiriti che escono dal cimitero di famiglia, tutti i guardiani che vanno a liberare il grande drago protettore, Mushu! Lui! Loro sono i guardiani ancestrali che operano in diverso modo. Andiamo a vedere i privilegi che ottiene il barbaro quando sceglie questo cammino. Livello 3. Protettori ancestrali. Quando il barbaro entra in ira e quindi spuntano questi guardiani ancestrali, la prima creatura che colpisce con un attacco nel suo turno diventa il bersaglio dei guerrieri, che ostacolano gli attacchi. Fino all'inizio del turno successivo del barbaro, quel bersaglio subisce svantaggio a qualsiasi tiro per colpire che non effettui contro il barbaro. E inoltre, quando il bersaglio colpisce una creatura che non sia il barbaro con un attacco, quella creatura ottiene resistenza ai danni inflitti dall'attacco. L'effetto sul bersaglio termina in anticipo se l'ira del barbaro termina. Allora, è utilissimo per supportare il party e per aiutare, cioè, voi entrate in ira. La prima creatura che colpite nel vostro turno, e che è colpita nel vostro turno, ha questi svantaggi. E quindi la costringete ad attaccare solo voi, che avete resistenza a tutto in pratica quasi. E se non attacca voi, attacca magari il ladro che avete di lato, il ladro, cioè quella creatura, subisce svantaggio per colpire contro il ladro. Ma se lo colpisce, il ladro ha resistenza a quel tipo di danno. Cioè quindi quel ladro diventa un mini voi di lato. Cioè, a livello di supporter è rottissima questa cosa, specialmente perché la prende a livello 3. Già a livello 3 fate avere a voi e a un altro resistenza a dei danni. Cioè, assurdo. Livello 6. Ottenete spiriti protettori. Che sono? Che cos'è sto privilegio? Chi l'ha sentito? Non lo so. Vediamo a vedere. Se il barbaro in ira e un'altra creatura situata entro 9 metri da lui, che egli sia in grado di vedere, subisce dei danni, il barbaro può usare la sua reazione per ridurre quei danni di 2d6. Poi il dado dei danni ridotti aumenta a livello 10 con 3d6 e livello 14 di 4d6, ma c'è scritto nella tabella. Quindi, a livello 6, quando vedete un vostro amico che viene attaccato da una creatura, un nemico, qualsiasi cosa, potete usare la vostra reazione per ridurre quei danni. È come se fulminate con lo sguardo quel nemico e se la cacazza di voi e quella... E fa meno danno. Cioè, state iniziando a essere un supporter davvero con i controlli. Al decimo livello, consultare gli spiriti. Che vuol dire? Cos'è sto privilegio? È utile? Sì, perché? Ora vediamo. Il barbaro tiene la capacità di consultarsi con i suoi spiriti ancestrali. Quando lo fa, lancia l'incantesimo presagio o chiaroveggenza, senza usare slot incantesimo o una componente materiale. Anziché creare un sensore sferico come in chiaroveggenza, evoca invisibilmente uno degli spiriti ancestrali del barbaro, nel luogo scelto. La caratteristica dell'incantatore è la saggezza per questi incantesimi. E dopo che il barbaro ha lanciato uno di questi due incantesimi, recupera l'utilizzo quando completa un riposo breve o lungo. Quindi, la cosa utilissima qual è? È lanciare uno di questi due incantesimi, utilissimi se volete sapere informazioni o controllare un luogo lontano, senza spendere slot. Non è la prima volta che vediamo che il barbaro riesce a fare queste cose senza slot. Quindi è molto, molto utile. Senza contare che lo recupera a riposo breve o lungo. Livello 14. Antenati vendicativi. Mo gli antenati si incazzano pure. A livello 14, quando il barbaro usa gli spiriti protettori, che è il privilegio del livello 3, del livello 6, per ridurre i danni di un attacco, l'attaccante subisce un ammontare di danni da forza pari ai danni prevenuti dagli spiriti protettori del barbaro. Raga,
avete questi nonni antichi che quando entrate in ira vi spuntano davanti e che quando proteggete una creatura andate là, cioè gli spiriti vanno là e non solo riducono i danni di quella creatura, del vostro amico, ma il picchiano pure a chi ha provato ad attaccarlo, cioè gli fanno pure dei danni. E questo qua è l'ultimo privilegio che ottiene il barbaro del quando c'è il cammino dei guardiani ancestrali. Lo consiglio, sì, tantissimo, perché è il barbaro perfetto per fare il supporter. Perfetto, perché proteggete i vostri amici in tutti i modi possibili e immaginabili e potete essere anche utili per esplorare delle zone o per controllare delle zone. Quindi sì, lo consiglio tantissimo se volete fare un barbaro con questo tipo di concept. Ora, se il video vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli annunci. In descrizione vi lasciamo anche i link delle pagine Facebook e Instagram e sosteneteci anche in queste due pagine. E fateci sapere cosa ne pensate dei video, se avete qualche curiosità. E soprattutto, visto che ho degli amici a cui questo barbaro non piace, fatemi sapere... Non mi piace. È lui. Convincetelo, fategli sapere, fateci sapere cosa ne pensate di questo barbaro. Bello a tutti ragazzi, salute e frecce a tutti, ciao.